Buongiorno professore. Allora, la prima domanda è: qual è il rapporto tra il canto sesto del Purgatorio e il canto sesto del Paradiso? A rigore bisognerebbe dire di tutte e tre le cantiche, perché i tre sesti canti, Ciacco nel sesto dell'inferno, poi Sordello nel sesto del purgatorio e Giustiniano nel sesto del paradiso, in una climax ascendente da Firenze, l'Italia, l'impero, descrivono una traiettoria politica, una riflessione politica che culmina per l'appunto nel canto dominante, direi, di Giustiniano, che penso si possa definire un vero e proprio manifesto politico di Dante. Grazie mille. E la seconda domanda è: qual è il senso della lettura provvidenzialistica della storia di Roma che emerge dalle parole di Giustiniano? Intanto è curioso, ma si spiega, far raccontare a Giustiniano la storia di Roma o addirittura la storia pre-romana a partire da Enea, eccetera, fino a Carlo Magno. Quindi è un'idea fortissima, provvidenzialistica per l'appunto, nel senso che c'è una predestinazione, che parte da molto lontano, da personaggi inconsapevoli di quello che poi sarebbe scaturito e culmina nella rifondazione dell'impero, quindi Carlo Magno in quanto rifondatore dell'impero. Giustiniano svolge questo ruolo perché è colui che ha riconquistato l'Occidente dopo il disastro, potremmo dire, della divisione in due, dell'impero, di tutte le crisi militari che conosciamo, la riconquista. Allora, l'uomo della riconquista racconta il passato e prevede il futuro culminante nella rinascita dell'impero. Ecco perché parlavamo prima di manifesto.